Benvenuti, io sono Andrea ed oggi continueremo il viaggio presso la Galleria Borghese con protagoniste le opere di Gian Lorenzo Bernini. La committenza del David non partì da Scipione Borghese. Il cardinal Peretti Montalto pagò 100 scudi a Bernini nel 1623 per portare a termine un'opera del David da inserire nel suo giardino. Subito dopo però morì e il cardinal nipote raccolse la commissione decidendo di inserire questa opera nella sua ricchissima collezione di Galleria Borghese. Dopo essersi confrontato per ben due volte su temi mitologici, dopo l'Enea e il ratto di Proserpina, Bernini si confronta con il racconto biblico e nondimeno con un tema iconografico che ha già fatto la storia della scultura italiana con opere di Donatello, Verrocchio e ovviamente Michelangelo. L'impostazione che Bernini decide di dare al suo David, però, esce completamente dagli schemi. Ancora una volta, lo scopo dell'opera non è quello di tramandare valori religiosi o politici, bensì quello di descrivere la storia attraverso l'avvenimento concreto, un momento da history in the making. Per raggiungere questi risultati, Bernini studiò molte opere, tra le quali Il Gladiatore Borghese e Il Polifemo di Annibale Carracci rappresentato nella volta della Galleria Borghese. La torsione di questo David, pur essendo mirabile, non enfatizza l'abilità tecnica come avveniva nel manierismo. Il movimento dell'eroe biblico serve invece a creare una sospensione. Confrontando il David con quello di Michelangelo, riconosciamo subito che l'ideale classico, perfezione anatomica, e l'ideale che prevale sull'azione sono stati superati. Il Bernini non vuole rappresentare né un trionfo né un'immagine idealizzata. Quello che più conta è sfondare la parete tra arte e reale, evocando nello spettatore delle sensazioni non per forza di carattere civile e morale. Piuttosto, sembra quasi di percepire la forza e la decisione con cui David tende la sua fionda che sta per colpire a morte il gigante. Chi si pone di fronte all'opera, quindi, vede un uomo che, liberatosi dell'armatura, concentrato al massimo delle proprie possibilità, si affida unicamente alla sua abilità e solo conoscendo l'iconografia alla fede in Dio. Già, la fede. Osservando il viso audace del David, che stando alle testimonianze del figlio Domenico Bernini era un autoritratto, quest'uomo al culmine del suo sforzo sembra avere fede innanzitutto verso se stesso. In quelle labbra serrate si nasconde la consapevolezza che il tiro riuscirà ad eliminare il gigante. Per accentuare il dinamismo, quest'opera inizialmente era posta presso il muro, come se il David stesse uscendo dal muro compiendo quel passo che possiamo osservare. Ed è incredibile osservarne la forza e la decisione. Con quest'opera Bernini porta ancora una volta i grandi concetti della pittura nella scultura. Lo studio dello spazio è portato ai suoi massimi esiti per creare l'effetto psicologico più coinvolgente possibile per quanto riguarda lo spettatore. Quasi contemporaneamente a quest'opera, Bernini stava già lavorando all'ultimo gruppo scultoreo per la Galleria Borghese, un'opera sconvolgente per il suo dinamismo, per la sua carica di pathos e per la sua leggerezza, l'Apollo e Dafne.